alla lezione e come diciamo, potete vedere dalle slide, abbiamo ospite il professore Bella, Giampaolo, che probabilmente è stato uno dei vostri docenti in uno dei corsi qui alla Triennale di Informatica, perché vogliamo cogliere l'occasione per, come ci dirà adesso lui stesso, diffondere notizia rispetto a un master in Cyber Security e Defense, che in qualche modo ha anche delle tematiche legate al forensic nel syllabus, come lui stesso ci dirà, e che è rivolto a laureati triennale. Essendo questo un corso della triennale del terzo anno, almeno per informatica, se ci dovessero essere dei laureandi interessati, come adesso vedremo, è possibile usufruire di questa opportunità, di questo master di primo livello in cyber security, le cui iscrizioni, se non ricordo male, si chiudono a fine aprile, ma adesso il professore ci darà dettagli. E la cosa interessante è che sono previste tutta una serie di agevolazioni, per cui diverse borse di studio che coprirebbero buona parte, diciamo, degli iscritti. Comunque passo la parola al professore Bella che ci potrà dare dettagli in tal senso. Prego. Grazie, grazie professore Battiato, buongiorno a tutti. È possibile che alcuni appunto mi conoscano, non so, magari qualcuno sta già seguendo il corso di Internet Security, durante il quale io ho velocemente accennato a questa iniziativa. Però ecco, al di là, di tutto, quindi come diceva il collega, l'idea per quest'anno è di cominciare a maggio con le lezioni, quindi le iscrizioni per quest'anno si chiudono il 15 aprile e quindi al massimo si potrà iscrivere chi si laurea, chi di voi si laureasse nella sessione di aprile, quindi che mi pare sarà SEBI il 23, qualcosa del genere. Quindi se c'è qualcuno di voi che si laurea in questa sessione di aprile, può considerare la preiscrizione entro il 15 aprile a questa iniziativa. Comunque, per le domande di questo genere ci sono dopo, cominciamo a parlarne un attimino per non più di 5 minuti. Sicuramente voi che state studiando il corso di forensica, avete toccato alcuni degli argomenti in qualche modo di questo word cloud, quindi avrete sentito parlare di problemi di sicurezza, di privacy, di ISO 27001, di fiducia, di backdoor, di copie forensiche o forense, di sistemi, di memorie di massa. Tutte cose che, come diceva il professore Battiato, si intrecciano fortemente perché l'attività di analisi è fortemente correlata allo studio delle misure di prevenzione da attacchi alle misure in generale di sicurezza e privatezza. Quindi sono tutti argomenti che trattiamo variamente nei nostri insegnamenti universitari, però il senso di questa iniziativa è quello di avere un percorso molto verticale, molto professionalizzante, che nel giro di un anno solare rende le persone capaci di andare nel mondo del lavoro in questi temi, con una figura professionale che spazia dalla sicurezza alla forensica alle misure di difesa informatica in generale. Quindi magari avrete sentito parlare di figure professionali come quelle che enumero qui, no? Chief Information Security Officer, Chief Security Officer, Data Protection Officer, Pentester, per esempio, molti dei ragazzi sarà una moda, sarà perché è veramente interessante, mi dicono, ah, professore, io vorrei fare tanto il Pentester. Allora, benvenga il nostro corso di laurea che appunto vi sta dando delle nozioni, una cultura di base anche applicata in tanti contesti, come per esempio nel corso del professore Battiato, ma il master, appunto per sua stessa definizione, rivolto ai neolaureati, ha l'obiettivo di rendervi professionisti nel giro di un anno accademico, ma di fatto le lezioni saranno nel giro di un trimestre. Quindi se quest'ambito culturale vi interessa e assumo che vi interessi, per questo state seguendo questo insegnamento, è il caso di considerare questa iniziativa. Per chi invece non si dovesse laureare triennale entro questo 15 aprile, beh, considerate l'iniziativa per l'anno prossimo. Macroscopicamente i topic, gli argomenti che tratteremo sono questi quattro, quindi misure tecnico-organizzative di sicurezza e difesa, e sottolineo
che le misure non sono solo tecniche, ma sono anche organizzative. Penso in particolare alla gestione di figure professionali così importanti come gli amministratori di sistema. Gli amministratori di sistema vanno inseriti in un processo di gestione del personale che è un processo sicuro, perché chiaramente se un amministratore di sistema dovesse uscire dai propri privilegi potrebbe fare molta attività pericolosa. Attenzione, in maniera deliberata o indeliberata, qualora l'amministratore fosse vittima, per esempio, di phishing. Parleremo nel dettaglio di strumenti di protezione e chiaramente ne parliamo nei nostri corsi universitari, ma siccome, come vedete da questa grafica, il master è erogato in collaborazione con la Freemind Foundry di Acireale, grazie alle competenze e alle potenzialità dell'azienda stessa potremo fare delle verticali su strumenti concreti utilizzati in azienda, e questa azienda fra l'altro offre sistemi di sicurezza ad altre aziende, quindi ci offrirà questo banco prova, direi veramente unico, perché mentre noi all'università giochiamo con i principi, per esempio, di strumenti open source quali IP tables, lì potremo giocare con prodotti commerciali che costano una cifra e che l'azienda utilizza o customizza per ulteriori aziende. Quindi davvero attività verticale sul campo. Faremo anche attività offensiva, hacking etico, cose che all'università facciamo per esempio col Cyber Challenge o facciamo a Computer Security, ma lì le faremo in the wild sul campo, e non potremo non occuparci di continuità e data protection. Continuità, in questi giorni si è parlato tanto del crash a OVH, chiaramente la continuità operativa è un importante attributo, secondo il gergo ISO 27001, della sicurezza, perché un sistema può essere sicuro, ma se non è disponibile non serve a niente. Queste sono le quattro macro aree. Naturalmente potrei scendere nel dettaglio. posso spiegare. Questo l'ho fatto in LibreOffice e ho fatto salva con nome PPTX e questo è il risultato. Quindi potrei scendere nel dettaglio, ma è impossibile. Quindi tratteremo esattamente firewall commerciali, tratteremo anche normative, tratteremo artificial intelligence e machine learning dal punto di vista adversarial, e tratteremo sostanzialmente prodotti, perché ci saranno settimane intere dedicate a attività di laboratorio presso l'azienda, modulo i problemi della pandemia, che appunto vi renderanno esperti sul prodotto. Quindi in questi giorni alcuni studenti mi chiedevano: ah, mi faccio una certificazione di questa azienda, di questa marca, di quest'altra marca. In realtà fare un corso di questo genere vuol dire trovarsi operativi, di fatto certificati, su varie marche di prodotti di rilievo in questa disciplina. Va bene, i contenuti non ve li posso leggere, ma si legge anche per esempio risk management, che oggi è il motore per qualunque decisione operativa, anche in ambito sicurezza. Bene, i concetti fondamentali è che la scadenza è questa, e quindi al più tardi è ammessa la laurea entro fine aprile. Mi pare che la laurea a luglio non sia ammessa, però se ci fossero perplessità di questo genere mandatemi una mail. Ci sono 35 posti disponibili, quindi capite che si tratterà di una classe piccola, quindi gli studenti saranno bombardati ma allo stesso tempo condotti. Siamo quasi al limite delle iscrizioni possibili, quindi dateci sotto se siete interessati, ma la cosa da segnalare è che al di là del costo del master ci sono delle borse di studio per merito, almeno un quarto che la Freemind Foundry si è impegnata a coprire, e mi risulta che altre aziende sono disponibili. Quello che voglio, il messaggio che voglio dare è che con 12 CFU di stage aziendale le prospettive di inserimento professionale sono molto importanti, perché diciamocelo, le aziende hanno bisogno di conoscere persone in gamba, e uno stage, e in particolare all'interno del master, è un processo, se ci pensate, per l'azienda, per formare le persone quasi prima di averle prese. Quindi è veramente una grande occasione di formarsi in una prospettiva di reale inserimento professionale. Cioè, concretamente, uno che facesse il master alla grande e che si evidenziasse nelle attività teorico-pratiche durante la didattica,
Beh, c'è gran parte della didattica, come scrivo qui in basso, che è erogata da docenti aziendali stessi, cioè scelti dall'azienda. Quindi è chiaro che una persona che facesse bene questo corso avrebbe di fatto superato un iter di colloqui implicitamente. Abbiamo anche docenze esterne, in particolare del Politecnico di Milano, quindi sono veramente convinto che la formazione, sapete, io faccio sicurezza da un ventennio, e sono veramente convinto che la formazione sarà di altissimo livello. E basta, concludo dicendo, se professor Battiato mi vuole concedere un minuto per eventuali domande, altrimenti continuate serenamente con la didattica e potete mandarmi una mail. Ok. Va bene, ringraziamo il professore Giampaolo Bella, ovviamente anch'io sono a disposizione per eventuali osservazioni in merito e vediamo un po' di capire se ci sono interessi in tal senso. Grazie Giampaolo. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, riprendiamo. Eccoci qua. Allora, se avete visto, comunque nel syllabus del master sono previsti anche dei moduli legati proprio al multimedia security e anche alla forense. E la cosa interessante di questo master è che fondamentalmente i costi di iscrizione verranno quasi per tutti gli studenti coperti da borsa di studio delle varie aziende coinvolte. Quindi c'è effettivamente un interesse importante. L'altra cosa che vi volevo dire, che probabilmente è sfuggita, è che il percorso di primo livello di un master non preclude poi l'iscrizione alla magistrale. Uno potrebbe farsi il master e alla fine del master iscriversi e chiedere la convalida dei crediti fatti nel master, che sono 60 e quindi praticamente un anno di magistrale. Okay? Quindi in realtà valutate eventualmente anche questa strada, okay? Perché essendo organizzato da noi, in qualche modo all'università, questi percorsi li facilitiamo, quindi diciamo quasi tutti i 60 verrebbero riconosciuti in automatico, quindi insomma a quel punto diventa veramente, veramente interessante. Va bene, torniamo alla nostra relazione tecnica. Allora, dicevamo, detto quello che è diciamo, la lista degli elementi essenziali che devono essere presenti, soffermiamoci un attimo sulla forma. Okay. Ovviamente non possiamo non dire che e non affermare che deve essere scritta bene, ok? Scritta bene che significa? Che la forma, lo stile e il linguaggio usato devono essere adeguati al contesto. E questo è un aspetto delicato, perché io devo, da un lato, non devo omettere dettagli tecnici, perché sono importanti per far capire quello che ho fatto ed evitare attacchi di natura tecnica dalle altre parti. D'altra parte non posso essere criptico, cioè non posso scrivere in maniera tale che non mi si capisca nulla. Okay? Quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Nel caso specifico, e questo vale sempre, nel caso specifico della Digital Forensics, le varie fasi della Digital Forensics devono essere ben evidenti. Cioè io leggendo la relazione tecnica devo capire dove e come ho applicato e messo in campo tutte le procedure legate alle cinque fasi che sono, vi ricordo, identificazione, acquisizione, conservazione, analisi e valutazione. Ci deve essere chiaro nello scorrere il testo che cosa fare. Okay? E infine, per quanto non sia esplicitamente contemplato nella redazione, io ora anche la consulenza tecnica, quando la scrivo, la devo pensare in funzione della presentazione che andrò a fare in dibattimento. Ma diciamo che non è sempre così, nel senso che ci sono delle consulenze tecniche che rimangono nel fascicolo e non si è chiamati a presentarle in dibattimento. E queste sono tutte le consulenze tecniche che si fanno, per esempio, per il PM in fase di indagini. Cioè, se il PM in fase di indagini ordina delle consulenze tecniche per costruire il dossier, fra virgolette, accusatorio, no? Prima per poi chiedere rinvio a giudizio all'interno per un determinato reato, non necessariamente poi il consulente verrà chiamato in dibattimento, perché diciamo, questa consulenza serve per creare, diciamo, come forse vi ha spiegato, vi spiegherà il professore Zangaro, no? Diciamo, tutto quell'insieme di indizi, no? Di presunta colpevolezza, che se poi un giudice ritiene
che vale la pena, ne vale, diciamo, ci sono dei forti, diciamo, si va il rinvio a giudizio o meno a seconda di quello che si costruisce in questo dossier accusatorio, diciamo così. Quindi in quel caso tutto questo dossier si passerà al processo, ma poi lì si riparte e si può decidere o meno se chiamare nuovi consulenti, se chiamare il consulente o meno, ma di solito si ferma lì. Diverso invece è il caso quando la consulenza tecnica entra direttamente nel dibattimento perché le viene chiesta durante l'istruttoria dibattimentale. E quindi dicevamo, la presentazione è importante, quindi se io già penso, immagino che la sto scrivendo perché devo andare in dibattimento, anche il modo in cui la scrivo è orientato a come la voglio raccontare. E quindi bisogna stare attenti. Anche in questo caso la forma con cui io esprimo i concetti, soprattutto in aula, è importante. E per esempio nel nostro caso, cioè nel caso in cui io devo presentare delle evidenze legate alle immagini, okay? Pensate che ancora oggi, nonostante sia abbastanza chiaro, no? Che io sto analizzando delle immagini, quindi le devo vedere, mi è capitato spessissimo di dover andare in dibattimenti in cui si discute di evidenze legate a sistemi di videosorveglianza e nessuno ha visto il filmato. Cioè, in cui si discute sulla carta, no? Cioè su quello che qualcuno ha visto, qualcun altro scrive, senza che poi il filmato venga visto. No? E quindi, per esempio, noi spesso e volentieri che facciamo? Chiediamo, durante l'udienza, di affiancare alla presentazione orale una proiezione del filmato, no? Del filmato, delle immagini in cui si evidenziano i dettagli. Okay? E non è sempre semplice, perché poi le aule dei tribunali non sempre sono attrezzate, quindi diciamo, significa che noi stessi dobbiamo portarci il proiettore, il telone, e quindi creare questa situazione, poi le luci non sono quelle buone, insomma, comunque non è semplice. In altri contesti, quando non è possibile, per esempio, una cosa che noi facciamo qual è? Che se abbiamo delle evidenze su immagini, le stampiamo, cioè le stampiamo ingrandite, e ne forniamo delle copie per il giudice, per il PM, per gli avvocati, in maniera tale che mentre uno espone il risultato della propria elaborazione si possono vedere le evidenze almeno stampate. Un'altra cosa che stiamo facendo di recente è stata quella di fornire tutti con dei tablet, cioè quindi se non c'è il proiettore, okay, la presentazione o le immagini salienti, quello che vogliamo fare vedere, forniamo dei tablet a tutti, così mentre uno parla possono seguire e vedere il dettaglio. D'altra parte, un'analisi sulle immagini, senza vedere le immagini, capite bene che è folle, cioè non ha senso. Nel caso in cui uno si appoggia a una presentazione tipo PowerPoint, okay, anche questa potrebbe essere il caso di allegarla, quindi prepararla prima e quindi metterla dentro il CD con gli allegati. E attenzione, un altro aspetto importante è che, come vi dicevo che la prova si forma in dibattimento, quindi è quello che conta è quello che dite, nel caso delle immagini è buona norma che io inserisco le immagini sulla presentazione, che sono esattamente le stesse immagini che ci sono nella consulenza tecnica. Non solo, ma utilizzo una numerazione delle figure che corrisponda. Quindi quando io descrivo l'evidenza in una presentazione dico come è espresso in figura 5, in figura 4, in maniera che il numero della figura coincide con quella della consulenza e poi diciamo tutto viene registrato in maniera coerente. Sono dettagli importanti, soprattutto nei processi delicati, perché quello che succede è che procedimenti penali come funzionano? No? Funzionano con delle udienze che vengono rinviate, che ne so, di 6 mesi in 6 mesi, di 3 mesi in 3 mesi. Okay? Quindi diciamo il pool sia dei giudici, sia degli avvocati, sia dei PM, si riuniscono periodicamente a distanza temporale, che può essere 2-3 mesi, eccetera, eccetera, in cui rivedono gli atti del processo. Gli atti del processo che cosa sono? Sono le consulenze, sono le varie prove che man mano intervengono, ma sono soprattutto le trascrizioni di ciò che si dice in aula. Cioè sono tutto quello che tu dici viene registrato e trascritto e forma il verbale dell'udienza. Quindi, man mano che poi si va avanti, magari processi che durano anni, okay, la storia di quello che si è detto e si è prodotto è presente
sia nella documentazione tecnica, ma anche nei verbali di udienza, che poi vengono studiati da tutte le parti. Quindi se io nella presentazione, quindi sono chiaro, richiamo esattamente le immagini giuste e mi attengo esattamente a quello che ho scritto nella consulenza, sarà più facile per tutti ricostruire quello che è successo, altrimenti poi dopo diventa più complicato. Allora andiamo su, ripercorriamo esattamente quello che abbiamo detto con qualche dettaglio in più. Allora, sui contenuti, questo l'abbiamo detto, quindi gli estremi del procedimento e quesiti, ok? Quindi questa è una parte che comunque va fatta sempre e viene chiamata parte epigrafica, in cui io riporto delle cose che devo fare per forza. Okay? La parte cosiddetta narrativa è la parte che descrive come sono andate le operazioni. Perché questa parte è importante? Questa parte è importante soprattutto nelle consulenze in cui io non sono da solo, ma devo metterle in atto con l'eventuale presenza delle parti. Questo quando succede? O quando ho una consulenza del giudice, o quando metto in campo una consulenza in regime di attività che abbiamo chiamato irripetibile. Accennavamo qualche lezione fa, attività irripetibili sono quelle che coinvolgono le parti, perché io rischio di danneggiare il reperto. Quindi in quel caso, anche se ho una consulenza che mi è stata affidata dal PM o dal giudice, devo convocare le parti. Quindi che significa? Che all'atto del conferimento dell'incarico il PM lo notifica alle parti. Quindi mentre normalmente in fase di indagini è un atto privato, no, privato, è un atto tra il PM e il consulente. Okay? Quando c'è qualcosa che riguarda un reperto appunto che è deperibile, il PM deve avvisare le parti coinvolte. Quindi sostanzialmente se io ho un telefono sequestrato, non posso chiedere una consulenza sul telefono se non informo la difesa legata, che, diciamo, l'avvocato che difende l'indiziato che è il proprietario del telefono. Perché in quel caso, quindi durante il conferimento dell'incarico, deve essere presente la parte, può nominare dei propri consulenti e il consulente del PM deve indicare una data, un luogo e un orario in cui avverranno le operazioni e la parte ha diritto ad assistere. Quando si verifica questa cosa, significa che io nella mia consulenza tecnica devo descrivere anche tutta la parte che appunto si chiama narrativa, in cui dico: l'incarico mi è stato conferito il 1 di marzo 2021, il 10 marzo 2021 presso il Dipartimento di Matematica sono state avviate le operazioni alla presenza di, e si descrivono, quindi si descrive proprio, diciamo, l'elenco della storia di quello che è successo. Non solo, ma durante le varie operazioni normalmente si redige un piccolo verbale in cui si racconta quello che si è fatto nella giornata e quindi nella consulenza lo devo scrivere. Ok, dopodiché distinguiamo ancora la parte descrittiva, in cui racconto cosa devo fare, qual è il materiale, la documentazione, eccetera, eccetera, e poi la parte valutativa, okay? Che è ovviamente quella più importante, in cui esprime il proprio giudizio. Esprimere il proprio giudizio significa dare risposta a quesiti. Quindi io valuto con i mezzi tecnici che ho descritto prima, eccetera, eccetera, e faccio delle conclusioni, okay? E quindi qua espongo in modo analitico il risultato. Quindi per esempio nel caso delle immagini dico: preso in input l'immagine del sistema di videosorveglianza, ho preso il fotogramma numero 1350, l'ho caricato nel software AMPED 5, ho applicato questa sequenza di filtri, okay? I parametri saranno descritti in allegato, non c'è bisogno che li riporto qui magari, il risultato è espresso in figura X, la targa del veicolo in questione è visibile, non è visibile, oppure è descrivo quello che ho ottenuto. Okay? Quindi qua sto raccontando il processo, nelle conclusioni metterò: l'automobile in questione è stata identificata con la targa numero X, quindi riporto solamente la parte conclusiva. E poi la parte conclusiva, questo l'abbiamo detto, evitiamo di ripetere pedissequamente quello che ho fatto nell'analisi, cioè io qui devo mettere una lista di conclusioni, okay? Che siano riferite a quello fatto prima, ma ovviamente siamo sempre attenti al fatto che nelle conclusioni ci si
anche nella forma, bisogna esattamente rispondere al quesito. Cioè, alla fine la parte conclusiva è quella che risponde al quesito in maniera netta. Okay? Va bene, adesso possiamo vedere degli esempi che vi ho preparato e che vi metterò poi a disposizione nella cartella. Allora, condividiamo sempre lo schermo. Ne trovate diverse, che però possono essere utili. Allora, intanto è quindi uno zip. Trovate questa qui, costa crociere perizia, che per adesso magari non la commentiamo, però se qualcuno è interessato potrebbe avere senso cominciare a darci un'occhiata. Si rifà, se vi ricordate, al naufragio della nave Costa Concordia del 2012. In cui a un certo punto si dovevano accertare diciamo, i fatti, e una delle principali cose da capire era andare a verificare che cosa fosse successo a bordo di quella benedetta nave, no? Allora, in questo caso vedete, è il GIP, è il giudice per le indagini preliminari, che ha nominato una pool di consulenti. Quindi, siccome il problema era particolarmente complesso, questo può anche capitare che l'incarico non venga dato alla singola persona, ma venga dato a più soggetti che insieme devono svolgere una qualche attività scientifica. Questa ve la riporto, magari poi la commentiamo la prossima volta, dopo cominciate a darci un'occhiata, perché questa è la relazione finale, okay? Che sono 200 pagine. Ma vedete, c'era un collegio di persone che hanno lavorato alla consulenza. Ovviamente in questo caso si parla di collegio peritale, perché l'incarico è dato dal giudice, quindi il nome dei consulenti vengono chiamati periti. E se noi andiamo a vedere, diciamo, un po' quello che prevede questa consulenza, vedete che ritroviamo un po' le varie cose che abbiamo discusso oggi. È chiaro che questo è un caso particolare, diciamo, per cui vedete, ogni componente del collegio alla fine ha una relazione tecnica sua, che viene messa a sua volta in allegato alla cosa principale. Quindi abbiamo una relazione principale con tanti allegati, e ogni allegato corrisponde alla relazione tecnica di un esperto che ovviamente è chiamato a esprimersi sulla sua competenza. Ma soprattutto la cosa che voglio farvi vedere è quantomeno, rispetto a quello che abbiamo detto oggi, la nomina. Qua ci sono le parti offese degli indagati, qua ci sono i quesiti. E come vedete fanno parte sempre della prime parti della relazione. E questo è un classico quesito, qui è abbastanza complesso, perché ci abbiamo il giudice che, diciamo, chiamati questo insieme di persone, mette dentro tutta una serie di quesiti, che vedete già solo i quesiti sono 3 pagine, passa. Okay. Anche di più, però vedete che sono tutte numerate, no? Cioè ogni quesito corrisponde a una domanda. Ovviamente questo è un caso grosso, particolare, eccetera eccetera, però giusto per darvi un'idea, quindi accertino i periti le cause, la dinamica dell'incidente occorso il 13 gennaio 2012 alla nave da crociera Costa Concordia, non anche le singole condotte tenute dagli indagati, ed in particolare attraverso la lettura degli atti precedenti, bla bla bla. Dopodiché ci sono tutta una serie di cose legate alla parte digitale, quindi l'estrapolazione, lettura, elaborazione e disamina dei dati risultanti dalle memorie digitali dei voyage data record in sequestro, utilizzando oltre che gli hard disk e tutta una serie di cose. Poi si procede innanzitutto alle seguenti operazioni in merito alla decrittazione ed analisi dei dati contenuti nel BDR, che è questo Voyage Data Recorder, e nelle altre memorie digitali depositate dal PM. E qui c'è proprio tutta una serie: acquisizione effettuandone copia forense del contenuto delle memorie digitali, acquisizione effettuandone copia forense del contenuto delle ulteriori memorie digitali, e così via. Qui c'è tutta una parte che è legata proprio alla digital forensic, e poi ci sarà tutta una parte invece legata ai comportamenti del personale,
vedete qui, acquisizione effettuando una copia forense del contenuto delle memorie digitali sequestrate a, e qui ci sono tutte le descrizioni, acquisizione effettuando una copia forense e poi ed ogni conseguente analisi diretta ad estrapolare tutti i dati, sottolineando ogni emergenza utile ai fini di giustizia. Quindi sta dicendo, in questo quesito, fate l'acquisizione, mi sta dicendo di cosa fare l'acquisizione, e poi mi dice di fare analisi, okay, diretta ad estrapolare tutti i dati, sottolineando ogni emergenza utile ai fini di giustizia. Allora, questa è una frase che normalmente si mette nei quesiti per dare mandato al consulente di potersi muovere con una certa autonomia. Cioè ti dico, mi sto occupando di questo problema, l'incidente, l'omicidio, la rapina, il furto, la truffa, eccetera, eccetera. Ti do questi dati, fammi una copia forense e fammi un'analisi, se io non so esattamente cosa posso trovare, no? Diretta a trovare tutti gli elementi che possono essere utili alla causa. E poi c'è questa frase finale che mi dice ogni altro elemento utile ai fini di giustizia. Cioè, se tu trovi altre cose all'interno che possono essere utili, non è che per questo non le devi nascondere perché non te l'ho detto esplicitamente. Trovale. E questo dà mandato un po' al consulente di essere un po' più libero di andare a trovare altre cose. Allora, questo tipo di consulenze tecniche che trovate qui rientra in una categoria particolare di consulenza. Perché? Rientra in una categoria particolare perché noi stiamo chiedendo con la consulenza di ricostruire e analizzare l'evento in questione. Quindi non si tratta di analizzare un singolo aspetto, ma si tratta di avere una visione complessiva di tutto quello che è successo. E che capite che è una consulenza molto pesante quando avviene. Che significa, è come se il giudice o il PM stia dando in mano a un consulente tutto. E questa cosa io devo dire che non sono molto d'accordo, perché in qualche modo è come se il PM si lavasse le mani. Dice, vabbè, il problema è difficile, ci sono fatti tecnici in mezzo, io ti do l'incarico di ricostruirmi tutto quello che è successo. Cioè diventa, capite, diventa un po' pesante. Intanto però ci sono diversi processi, anche mediatici, importanti, in cui alla fine il pallino dell'indagine viene passato ai tecnici, okay? Che però spesso non hanno una visione d'insieme, non riescono a capire, non lo so, io non sono molto d'accordo, cioè deve essere sempre mediato dagli inquirenti, altrimenti diciamo diventa strano, perché capite che a questo punto l'intero procedimento si basa su questa ricostruzione. Cioè, se la ricostruzione è sbagliata, ci sono problemi, ci sono cose strane, comunque è quella che fa fede, cioè l'indagine è tutta lì. E quindi, insomma, è ovviamente molto delicata, è ovviamente molto delicata. In questo caso, essendo fatta dal GIP, quindi dal giudice, leggendola vedrete che intervengono anche i consulenti della parte civile, degli indagati, tra virgolette, quindi in realtà alla fine viene fuori una relazione, diciamo, in cui c'è il contributo da parte di tutti, perché è fatta dal GIP. Però immaginate, quando consulenza del genere per la ricostruzione di tutto ciò che ha a che fare con un evento criminoso viene invece richiesta dal PM in fase di indagine, capite che insomma la cosa non è banale, perché in fase di indagine non c'è contraddittorio. Cioè, se il PM mi chiede una consulenza tecnica per ricostruire tutto ciò che è avvenuto rispetto a un reato, non ci sono le difese, okay? Quindi diciamo ha un'impostazione univoca che essendo basata solo su fatti tecnici non è detto che regga poi anche successivamente. Quindi questa ve la cominciate a vedere. Poi vi faccio vedere questa relazione tecnica didattica fa vedere una relazione tecnica in cui si presuppone un certo problema legato, in questo caso, all'accesso abusivo a un sistema informatico, okay, all'interno di un'azienda, e viene ricostruito il caso, gli aspetti preliminari, e anche in questo caso può essere utile vedere un po' quali sono i vari passaggi che hanno portato poi alla varie situazioni. Okay. Ritroverete un po' tutte le cose che abbiamo visto insieme, no? Quindi alla fine comunque ci sono le conclusioni,
Ah, in alcuni casi, io non l'ho messa come cosa fondamentale, ma può essere utile riportare un glossario. Cioè, nell'ottica di... perché uno si chiede, dice, vabbè, io come faccio a scrivere una cosa tecnica senza termini tecnici? Può essere complicato, perché ci sono dei termini tecnici, quelli sono. Cioè, che ne so, il client server, il timestamp, alcune terminologie di natura tecnica. Allora, una soluzione potrebbe essere, questa scelta di chi scrive, mettere comunque i termini tecnici, però mettere delle note in cui questi termini vengono poi spiegati a parte nel glossario. E questo può aiutare un po' a facilitare la lettura. Poi altri esempi che trovate qui, questo qui è direttamente un doc che può essere utile, in cui la cosa interessante è che viene raccontata la parte narrativa che vi dicevo prima, okay? In cui giorno per giorno si racconta quello che si è fatto, okay? Anche questo andatevelo a vedere perché è sicuramente interessante come procedimento. In questo caso si tratta principalmente di fare copia forense. Sono casi diversi, così diciamo, avete anche degli esempi di situazioni tecniche diverse. E quello era un accesso abusivo, poi abbiamo la ricostruzione di un evento criminoso costa della nave. In questo caso invece abbiamo delle copie forense vere e proprie e basta, quindi non ci sono neanche attività di analisi. E poi invece nella cartella prove tipo di altri anni avete delle prove fatte dai vostri colleghi in passato che riguardano attività varie che abbiamo fatto credo come prova e poi in aula. Ovviamente in questo caso non concentratevi sulla parte tecnica, cioè utilizzate questi esempi che vi sto dando per avere degli esempi su come scriverla, che nei vari contesti. La parte tecnica ovviamente dateci un'occhiata, però diciamo, molte delle cose che vengono descritte dal punto di vista tecnico man mano le faremo, con delle diciamo, esercitazioni, con varie tipologie di cose, quindi vi servono fondamentalmente come esempio. Va bene. E quindi questa ve la metto nella cartella. Di solito io poi vi chiedo una relazione tecnica nella seconda prova in itinere. Okay? Quindi la seconda prova in itinere che poi faremo alla fine del corso, ci sarà proprio un vero e proprio caso che io vi affido, tipicamente sulle immagini, e in quel caso lo dovete farla una relazione tecnica. Quindi diciamo, questi esempi che io vi porto vi possono poi essere utili anche dopo. Ok, domande, osservazioni? Siamo? Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. E andiamo a parlare invece della... di quello che un po' sarà uno degli argomenti che vedremo più in dettaglio e che qui introduciamo, che ha a che fare con l'acquisizione dei dispositivi mobili, i cosiddetti appunto cellulari, e cerchiamo di capire che cosa questa cosa comporta in generale. Allora, intanto diciamo, l'abbiamo accennato, per mobile forensics si intende appunto la branca della digital forensics che si occupa principalmente di analizzare dispositivi mobili. Okay? Dispositivi mobili ovviamente rientrano in questa categoria cellulari, ma non solo. Okay? Immaginiamo diciamo, anche dispositivi che possono essere, che ne so, assimilabili a questi, che possono essere i droni, che possono essere diciamo, i sistemi di entertainment delle macchine, delle autovetture, insomma dei sistemi che in qualche modo hanno un proprio sistema operativo, in qualche modo, e che hanno dei meccanismi di
come posso dire, di aggancio al sistema di telecomunicazione legato al telefono. Quindi hanno questo doppio aspetto, no? Quindi hanno delle connessioni di rete, sia dati che di telefonia, e che quindi si possono trovare in giro ovunque ci sia un dispositivo con una SIM, fondamentalmente. Almeno in Italia funziona così, no? Cioè tramite la SIM mi aggancio alla rete telefonica. Quindi principalmente ci orienteremo sui telefoni, e come spesso accade, il modo con cui si procede è quello di prendere le tecniche standard di digital forensics e adattarle al contesto in cui ci si trova a lavorare. D'altra parte, negli anni questi telefoni sono diventati sempre più evoluti, tant'è che appunto prendono il nome di smartphone, ormai tutti hanno uno smartphone. In passato, diciamo, la percentuale era più piccola, ma adesso fondamentalmente tutti i cellulari in circolazione sono degli smartphone. E il fatto che sia uno smartphone significa che contengono all'interno tantissime informazioni personali sugli utenti che possiedono questi dispositivi. Informazioni che sono sia di natura personale specifica, no? Quindi le password di accesso al proprio cloud, le password di accesso al proprio conto corrente, alle carte di credito, anche le conversazioni attraverso sistemi di messaggistica, che hanno ormai una diffusione molto, molto grande, no? Gli SMS non si usano più, ma le messaggistiche sì, le mail e così via. Sono tutti dati che nel momento in cui parte un'indagine, indipendentemente dal tipo di reato, possono essere fondamentali, cioè possono dare delle informazioni, delle dritte importanti per capire il contesto o addirittura per permetterci di tirare fuori all'interno del dispositivo il vero e proprio prova finale che possa essere determinante. Quindi, molto più che in passato, si verifica spesso che qualunque sia l'indagine e qualunque sia l'ipotesi di reato, una visita, virgolette, ai contenuti presenti nel cellulare da parte degli inquirenti viene fatta. Che cosa succede? Che però il mondo dei cellulari è un mondo un po' non banale da trattare, perché a differenza di quanto avviene nella disciplina classica da cui partiamo, che è la computer forensics, no? In cui abbiamo fondamentalmente un PC, un computer con un sistema operativo e delle configurazioni abbastanza, fatemi passare il termine, standard in termini di versione del sistema operativo, non abbiamo delle personalizzazioni particolari, diciamo così, no? Abbiamo sì il mondo Windows, il mondo iOS, però anche qui il mondo Linux, però è tutto abbastanza standardizzato, no? nel modo in cui andare a ricercare le evidenze di possibili dati da ricercare. Nel mondo mobile questa cosa non è così, perché il messaggio che vuole passare questa slide è che nel tempo la personalizzazione degli ambienti in cui questi smartphone operano ha assunto una rilevanza importante, e nonostante esistano solamente due grosse categorie di sistemi operativi, che appunto sono il mondo Android e il mondo iOS, in realtà all'interno di ciascuno di questi mondi fondamentalmente la successione continua di aggiornamenti, anche di sicurezza se volete, è talmente veloce che ha creato una pletora di situazioni diverse. In particolare, adesso vi faccio vedere quali sono le problematiche che non ci consentono di trattare un dispositivo mobile come una semplice acquisizione di massa di un dispositivo di memoria. Intanto noi possiamo acquisire di un telefono diverse cose, okay? Quindi ovviamente, diciamo, quello che io riferisco per gli smartphone si adatta in maniera identica anche ai tablet, che tipicamente condividono lo stesso ambiente di sviluppo. Intanto consideriamo la memoria. Allora, per quanto riguarda la memoria, noi possiamo distinguere la memoria RAM, che è quella volatile, quella classica che abbiamo anche nei dispositivi, nei PC,
che come sapete e come abbiamo accennato, in realtà può essere utile, ma insomma è difficile un po' da analizzare. Cioè, io potrei fare un'immagine della mia RAM dove trovo i processi, però spesso e volentieri c'è poco da fare. Okay? Poi abbiamo una memoria cosiddetta flash, una sorta di hard disk interno, okay? Che contiene sia il sistema operativo che i dati, e spesso e volentieri abbiamo delle memorie aggiuntive che vengono utilizzate per aumentare il grado di capacità di memorizzazione di questi dispositivi. Okay? Queste memorie esterne sono importanti perché? Perché sono di supporto. Quindi possono essere utilizzate sia da un lato per semplicemente come store, e quindi io trovo i dati in chiaro rispetto al materiale multimediale, immagini e video principalmente dell'utente, ma in alcuni casi vengono utilizzati come cartelle di alcune applicazioni. Okay? Quindi nel nostro caso quello che ci interessa di più sono le chat legate ai sistemi di messaggistica, okay? Che a volte possono finire lì dentro. E quindi bisogna stare attenti nell'acquisire, perché se io acquisisco solo la parte dei dati presenti in memoria senza legarli a quello che invece c'è presente nella memoria principale, non riesco ad agganciarli, cioè non riesco a leggerli bene, trovo dei bit ma non riesco a dargli significato. Poi che cosa troviamo all'interno di un sistema mobile in termini di dati? Sono presenti ovviamente uno o più schede SIM, ok? Queste SIM nel tempo hanno assunto sempre meno rilevanza rispetto al passato, perché mentre in passato contenevano anche informazioni legate per esempio alla messaggistica tramite SMS, no? Alla rubrica, oggi ormai fondamentalmente queste funzionalità sono state spente o comunque non più utilizzate, quindi l'unico utilizzo che si fa della SIM è quella di essere utilizzata per connettersi alla rete dell'operatore. E comunque questo aspetto è importante perché vedremo quando poi proveremo insieme ad acquisire qualcosa che c'è una procedura da seguire per fare in modo che dal momento in cui il cellulare viene sequestrato in qualche modo si eviti, no, che si possa connettere alla rete. Perché se il mio dispositivo diventa un reperto, nell'ottica ci siamo detti che il reperto deve essere mantenuto integro, no? Non si deve alterare, io devo evitare una connessione alla rete. Okay? Perché una connessione alla rete? Perché la connessione alla rete potrebbe inficiare i dati che ci stanno qua. E perché questo può succedere? Perché ormai viviamo in un mondo in cui i vari servizi sono in cloud tendenzialmente, e quindi io nel mio dispositivo ho dei meccanismi di sincronizzazione con altre banche dati dell'utente, che anche se io sequestro il telefono potrebbero essere comunque a disposizione dell'utente. Quindi il caso che io devo evitare è che io sequestro qualcosa, fisicamente un dispositivo, qui dentro esistono delle evidenze di qualche tipo, e quindi devo assolutamente evitare che l'utente dall'esterno cancelli, no, dei dati, e che quindi il cellulare appena si sincronizza fa la stessa cosa. E quindi per farlo devo mettere in atto tutta una serie di strategie per cui, diciamo, devo fondamentalmente metterlo offline. Okay? Quindi anche l'accensione, per poi, e qui nasce uno dei primi problemi, se io devo acquisire un cellulare devo capire come fare, perché se io lo accendo, okay, rischio che lo accendo mettendolo in rete, ma se lo metto in rete rischio che dall'esterno, no, possano intervenire e catturare alcuni dei dati che mi servono. Quindi vedremo che c'è una sequenza di operazioni importanti da fare proprio per evitare questo aspetto. Tipicamente gli operatori che sequestrano questi dispositivi appunto hanno a loro volta come best practice, no, quella di metterlo subito in modalità offline fondamentalmente. No? Metterlo offline. Verificare se è disponibile o meno un codice di blocco ed eventualmente chiederlo o comunque fare in modo di averlo e spegnerlo. Quindi metterlo offline e spegnerlo, in modo tale che quando lo riaccendo lo ritrovo offline. E questo, diciamo, dovrebbe essere il passaggio.
Ovviamente i meccanismi di sincronizzazione oggi possono essere più diversi, no? Per cui abbiamo sia sincronizzazione con servizi cloud come Dropbox, Google Drive o il cloud, ma anche altre cose. In particolare, vedremo che uno degli aspetti fondamentali che oggi via via acquisisce sempre più piede è quello relativo alla possibilità di chiedere ai gestori di sistemi operativi Google o iOS il cosiddetto takeout dei dati. Takeout dei dati che hanno a che fare principalmente con le attività sia sui social sia di geolocalizzazione. E questo è particolarmente interessante perché consente di affiancare all'analisi dei contenuti, okay, anche l'analisi dei comportamenti e gli spostamenti degli utenti di cui vogliamo capire che cosa hanno fatto nel passato o in determinati periodi. E di questo poi ne riparleremo successivamente. L'obiettivo principale della mobile forensic qual è? È quello di acquisire tutto il possibile, okay? Preservando ovviamente l'integrità dei dati. Quindi l'obiettivo è riuscire a fare una copia di tutto ciò che ci sta dentro, riducendo al massimo, e qua già il fatto che ci sia scritto riducendo al massimo significa che spesso non è possibile farlo, le possibili alterazioni del dato. Perché in linea di principio io vorrei riuscire a fare una copia bit a bit di tutte le memorie che ci sono dentro, okay? Senza accenderlo. Il problema è che questa operazione fisicamente non è possibile, cioè se io non accendo, mentre diciamo con l'hard disk abbiamo visto che esistono sia software che hardware, dei dispositivi, io li attacco e mi garantiscono che fisicamente non accedono in scrittura alla memoria di massima. Siccome io per poter invece fare una copia dei dati presenti in un sistema operativo, per come nel tempo sono evoluti questi sistemi, ho necessità di accenderlo. Okay? Ma se io accendo la macchina, chiaramente quell'accensione provoca tutta una serie di attività che il sistema operativo mette in atto che modifica praticamente il contenuto. Quindi da un punto di vista teorico, okay, io non ho, spesso e volentieri con i cellulari non ho mai una copia bit a bit dei dati presenti nel cellulare. E questo, diciamo, è dovuto principalmente al fatto che lo devo accendere per acquisire, perché nel momento in cui lo accendo il sistema operativo cambia e quindi introduce alcuni aspetti di modifica. C'è tutto un dibattito in merito a questa cosa, perché in realtà io modifico cosa? Non è che modifico spesso i dati, o meglio, succedendo il sistema operativo, ma se io riuscissi a dimostrare da un punto di vista tecnico che quell'accensione non sta modificando la chat di WhatsApp di Tizio con Caio, okay? L'acquisizione di Tizio con Caio viene preservata. Okay? E allora questi strumenti che noi utilizziamo dal punto di vista software, tipo quello della Cellebrite, UFED, che vedremo assieme, fanno questa operazione, cioè mi garantiscono, mi certificano che la loro ingresso nel cellulare non modifica i dati, diciamo, che a me interessa. Okay? In ogni caso, c'è un po' di, non dico che c'è un po' di confusione, però può capitare che succeda una cosa di questo tipo. E quindi lì ovviamente capite che una volta che si conosce questo ipotetico problema, se io sono il difensore dell'indagato, dico no, ma voi avete modificato il contenuto, che cosa ha modificato? Ha modificato le chat, avete tolto le chat interessanti, insomma, cioè, si innesta un meccanismo anche particolarmente complicato. E allora, proprio per evitare questa cosa, le operazioni legate all'acquisizione dei cellulari vengono fatte di solito alla presenza delle parti, in maniera tale che nessuno possa dire che quell'operazione abbia provocato o meno un'alterazione dei dati. Non solo, in alcune situazioni, soprattutto quando non si conoscono i codici di sblocco del sistema, ok? La copiatura del sistema può forzare alcune, diciamo così, aspetti di sicurezza che potrebbero, in linea di principio, rendere inutilizzabile il telefono. Quindi il consulente chiamato ad analizzare questi dati a un certo punto viene guidato dal software, dalle conoscenze del momento per quel particolare telefono, per quella particolare situazione, a provare a un ingresso forzato. Questo ingresso forzato potrebbe distruggere la capacità di accedere al telefono e quindi è giusto che venga in presenza delle parti proprio per evitare questa situazione.
Va bene, facciamo una pausa altri 10 minuti e riprendiamo alle 10:20.